e mi capita di trovare nei vari comuni persone che mi fanno questa osservazione: ma voi a Salerno ma siete un poco scemi. Dico: ma perché? Perché dice: noi nei nostri territori faremmo salti di gioia se avessimo un flusso di turisti e di visitatori come avete voi. E invece lì c'è pure qualcuno che fa polemiche. E io sono costretto a chiarire ogni volta: beh, non è che siamo scemi, ma c'è una percentuale di un 10%, cioè c'è un 90% di cittadini che capiscono la straordinaria importanza di questo evento, ma c'è un 10% che sono veramente scemi, grazie alle attività dell'amministrazione. Ovviamente non è mancato il cafone. E allora l'apertura della metropolitana deve rappresentare anche l'occasione per rilanciare la nostra battaglia Cafoni Zero a Salerno. Vi faccio vedere il cafone numero uno. Ecco, questo è il cafone numero uno. Questa è la stazione della metropolitana di Pastena. Vedete? Lo stavamo aspettando, questo imbecille che è andato a fare le scritte, il manifesto. Vedete, ba, bi, la B, ecco, ha lasciato la sua firma, bestia, vedete, questa è una bestia, e ci ha tenuto a mettere la sua firma, bestia. Ne approfitto ovviamente per lanciare la campagna Cafoni Zero, per farvi vedere le immagini delle campane. Le campane, che dovrebbero essere per il vetro, vengono utilizzate da alcuni cittadini cafoni per fare altro. Questa è la campana Via Diaz. Queste signorine qui che vanno a buttare i rifiuti sono provenienti dal condominio di Via Diaz 44. Vedete questa com'è bella pronta, con il paccotto. Guardate quest'altra. Così le riconoscete pure, questa signora bruna, vedete con che eleganza, due pacchi in mano. Qui abbiamo un'altra signora, anche qui vedete con che eleganza, poi se la vedete più giù, ecco, questa è la stessa signora, è una piedigrotta. Vedete, con tan perizoma al popolo, ecco qui, e fra un perizoma e l'altro un deposito di rifiuti. Facciamo i complimenti alla signora anche per la... Dici animali, puoi anche non essere visto, ma sei una bestia, sei un animale, oltre che un cafone, che è per me l'accusa più, come dire, bruciante. Sono dei cafoni, imbecilli. E la cosa ancora più sconcertante è che possano esserci delle ragazze che vanno dietro a questi animali con i motorini. Ma non vi vergognate a stare con un cafone che guida così il motorino sulla piazza. Fossi una ragazza lo lascerei un minuto dopo, se sei scemo. Credo ieri sera o avantieri sera la polizia municipale ha individuato due animali che stavano svitando una panchina metallica a Piazza Marta. Verso le due di notte, per rubarsela. Siccome è agganciato a terra con dei bulloni, avevano già svitato i bulloni, altri animali. E state tranquilli che quando ne prendiamo uno, lo manderemo in galera. Non è che gli faremo il rimprovero, lo mandiamo in galera per danneggiamento. Facendo una cosa che è contro il codice della strada, non gli passa neanche per la testa. L'idea che anche se devi fermare un attimo in doppia fila ti devi girare indietro per vedere se non stai bloccando il traffico, ma mica gli passa per la testa. L'idea che alla rotatoria sulla piastra Nizza, no? La rotatoria intitolata a Michele Scozia, io mi devo intossicare ogni volta, mi è capitato l'altra sera, siamo andati a consegnare i lavori a Matirno, scendo da Matirno, 7:45 di sera, il traffico bloccato sulla Lungo Irno dal Parco Pinocchio. Arrivo con la macchina, dov'è che si determina l'imbuto? Alla rotatoria di Via Nizza, dove noi abbiamo tagliato il marciapiede della rotatoria esattamente per avere sempre due corsie libere, una per chi viene da Via Nizza
l'altra per chi viene da via Eugenio Caterina, cioè per evitare che si determinasse un'unica corsia dove confluiscono due flussi di traffico. Abbiamo investito 500.000 di euro per allargare la rotatoria, perché quello è un punto decisivo. Bene, mica ci si rende conto che si danneggia un'intera città. Sono arrivato alla rotatoria, un SUV parcheggiato davanti al bar, i motorini davanti al bar. Che stiamo facendo? Primo, siete dei cafoni. Secondo, state violando la legge. Terzo, avete determinato una coda di 3 chilometri. E quando io sollecitavo il padrone, il proprietario del SUV ad andarsene, questo voleva parlare. E io gli dicevo: guarda che non è il momento di fare dibattito, perché te ne devi andare, perché abbiamo la gente che sta lì in mezzo al traffico. E questo a dire: ma il sindaco è impazzito, ma non si può neanche parlare. Pensate, non si può neanche fare un dibattito in una rotatoria mentre abbiamo 3 chilometri di coda. Affidabile, non è corretto per fare l'assessore, non credo che possa fare il presidente del consorzio aeroporto della SPA. Io, tra l'altro, ho molta simpatia, ho sempre detto che è un simpatico sarchiapone, diciamo. Però diventa difficile da accettare. Cioè, voi lo cacciate dalla giunta regionale, se lo cacciate o costringete alle dimissioni è perché non va bene, scusate. Sempre funzioni pubbliche sono, quindi credo che ci sia un'esigenza, come dire, elementare di coerenza, di rispetto per i cittadini, e quindi credo che sia necessario che lasci anche il consorzio aeroporto. Ecco. Caro Presidente della Giunta regionale della Campania, come diceva Totò, si faccia un'altra risatina in faccia a questa pipa. Un bilancio positivo, a me sembra un bilancio disastroso. Un'ultima cosa, diciamo, la vediamo in Vespa. Se dovesse vincere, potrebbe andare in Vespa a Palazzo Santa Lucia? Non so guidare la Vespa, la moto. Cercherò di arrivare a piedi, cercando di non fratturarmi un'altra mano, perché qui dobbiamo fare i conti pure con quelli che portano seccia. E devo dire che ci sono dei secciatori da quella parte che fanno veramente paura. Comunque mi sono cautelato, c'è un corno, ma mi hanno regalato, ce l'ho nel bagagliaio.